Bentornati in questo nuovo video in cui vi mostrerò la pagella di quest'anno. Il video dell'anno scorso vi è piaciuto tanto e quindi perché non essere di nuovo qui a parlare dei miei voti, in modo che chiunque possa prendere i propri e fare: ah, sono andato meglio, ah, sono andato peggio, quello è un ciuccio oppure è un grande Einstein. Non è vero, perché ho i capelli più belli di Einstein. Ma quindi direi di non perdere tempo, vi ricordo di lasciare un like, attivare la campanella, di iscrivervi al canale, di commentare con voi il voto più bello che avete preso. E adesso cominciamo subito questa avventura, che sarà molto molto, come possiamo dire, esosa. Sì, il primo voto è il comportamento, dove ho preso 10. Grazie raga, grazie, sono la persona migliore che potreste incontrare nella vostra vita. A parte il fatto, quando vuoi picchiare qualcuno che prima ti dice una cosa, poi ne fa un'altra. E sto parlando della posta. Poi un giorno vi racconto le mie esperienze in posta e perché io odio andare alla posta. Ma poi andiamo avanti con religione cattolica, in cui abbiamo un ottimo... Sono un bravo, posso andare anche prete, ragazzi, posso andare un prete perché sono bravo in comportamento e sono anche bravo in religione. Grazie ragazzi, grazie. Nuovo futuro prete. Diventerò papa! Mi piace come cosa. Certo, una volta aveva più potere, oggi il papa è un po' il papa. Passiamo adesso a cose un po' più pesanti, pressanti e distruttive. Italiano abbiamo 8, e la cosa che io ho fatto a solo 2 ore di assenza è assurdo. Quindi ragazzi, so anche parlare italiano, avete capito? C'è una cosa assurda, io pensavo di parlare, non lo so, il russo pensavo di parlare, però in realtà no, parlo l'italiano anche bene, ho 8. E poi abbiamo in inglese 7, qui dobbiamo far piovere le cose. Io direi che la barchettella in questo caso è fondamentale, perché, cioè ragazzi, 7 in inglese è proprio una manna dal cielo. Io e l'inglese non andiamo molto, molto d'accordo. Cioè, tipo, se ti devo dire ciao, ti dico ciao in italiano, però se non lo capisci, fatti tuoi. E poi abbiamo 9 in storia, sono anche un grande storico, infatti nel 1901 non è successo niente. E poi filosofia abbiamo 9, quindi se tipo voi vedete quest'acqua, voi vedete dell'acqua, io ci vedo invece le lacrime degli uomini tristi perché è finita la scuola, infatti sono molto poche. Poi abbiamo matematica 8, il quale abbiamo nel pagellino 9, ma poi io ho fatto dei danni, ho preso un 6,5 e quindi abbiamo un 8. Sottolineo i giudizi sintetici, che sono bellissimi, il giudizio sintetico. Mamma mia, questo giudizio è così interessante. Sono tutti così giudizi. Sono tutti giudizi sintetici in cui c'è scritto giudizio sintetico. Wow. Poi abbiamo informatica, che abbiamo 10. Grazie, grande l'informatica. Se fossi una persona l'abbraccerei, però posso abbracciare... Parigi non mi serve. Posso abbracciare il libro di informatica come se stia abbracciando l'intera materia. Scusate, però il foglio di Parigi non si deve vedere nello sfondo. Però a barchettella sì. Oh, così è più carino. Poi andiamo avanti. Fisica, abbiamo 8. Quindi diciamo che più o meno la sappiamo. Ma se ci dai un problema con 470 incognite, che cacchio di problema hai preso? Sei un pazzo furioso, un pirupiru. Ci sarebbe da Marco Montemagnare le persone qua, Poi abbiamo 7 in scienze naturali, quindi vuol dire che se facciamo qualche esperimento chimico, tipo prendi dell'acqua e mischiala con del non sonio, o facciamo esplodere tutto, sempre. Anche se mettiamo dell'acqua e mischiamo dell'acqua, perché 7 non è certo... Sei bravo? No, hai 7, fai schifo. Vediamo disegno e storia dell'arte, in cui abbiamo preso 10. Che bella la storia dell'arte, ragazzi, quanto è bella. Posso diventare un prete che studia storia dell'arte, ecco, e quindi è un grande storio artista. Che cavolo sei se studi storia dell'arte? Vabbè. E poi anche un grande informatico. Queste 4 cose sono proprio legate fra di loro in una maniera assurda. Non ultimo, ma non per importanza, abbiamo scienze motorie, in cui abbiamo 8, quindi siamo abbastanza capaci.
Ma comunque siamo comunque verso le mezze calzette lì, quello schifo, quegli invertebrati brutti che hanno le barchettelle sul letto. Sì, perché mi sto insultando in una maniera assurda in questo video? Perché così è più divertente! E quindi ragazzi, anche quest'anno vi ho mostrato i miei voti. L'anno prossimo sarà l'ultimo anno in cui potrò fare questo video, perché poi ragazzi, università, potremmo fare il video i miei voti dell'università e poi vedere tutti i 18 e poi essere tutti molto tristi e quindi scappare a Parigi, perché è l'unico posto in cui possiamo essere accolti. Non ha senso questa cosa. Poi non so, abbiamo fatto vedere che qui le siepi sono praticamente un mare di nero, ma a voi non interessa perché il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, è stato così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video con Cristian della 7, la barchetella e anche un coso. Arrivederci.